Quanto mi mancava, ragazzi! Quanto mi mancava! Bello, bello, bello! Ciao amici, benvenuti a questo nuovo video. A grande richiesta, dato che me lo chiedete sempre, sono tornato in pista di kart, esattamente a Castelletto Sette Laghi, e proverò un kart di un mio amico, quello lì. Esattamente un CRG KZ, quindi per i meno esperti ha 6 rapporti, freni davanti, quindi si frena veramente tardi, e quasi quasi 48, 49, 50 cavalli, quindi sono tanti a gestire. Matteo, mio caro amico da tempo, e adesso l'ho convinto finalmente a prendersi un kart serio, un KZ. Sì. Sì, esatto, come primo kart mi hai suggerito di prendere un KZ per fare un po' di pratica. Devo dire che è devastante, ma è appena sceso al primo turno e ha già il fiatone. Assolutamente. Quindi ora, oggi l'obiettivo è imparare un po' e cercherò di darti qualche consiglio. Che assolutamente servono. Andiamo. Di seconda mano inizialmente, l'abbiamo preso da un mio caro amico, Ilario Savani, che è una garanzia, con una cifra circa di? Attorno ai 4.000 euro. Quindi 4.000 euro si è trovato un telaio del 2017-2018, motore Maxter ha qualche anno, però è molto molto affidabile, e per incominciare io penso che sia più che ok. Assolutamente valido. E inizialmente ha deciso di lasciarlo proprio qui a Castelletto, quindi inizialmente potrà venire solo qui, però si è anche evitato certe spese o di un carrello o di un furgone, via dicendo. E spese iniziali, avviamento, vabbè, la tuta te l'ho prestata io, esatto, però rimarrà a te. Poi paracostole? Un paracostole assolutamente necessario, fondamentale, perché non potete immaginare che sollecitazioni avete sulle costole. Mi raccomando, non mollarlo mai. Mai. Guanti. Un casco, io utilizzo per il momento il casco da moto, poi vediamo un pochino. Che non si può vedere, mi raccomando ragazzi, se andate in kart poi prendete quello da macchina. E poi un paio di scarpe molto belle. Per quanto riguarda gli accessori, vabbè, una cassetta degli attrezzi con gli attrezzi principali per fare qualche regolazione. I misurini, le brocche per travasare, per fare il pieno con la benzina. Una tanica per contenere la benzina e una per fare la miscela. Quindi lui fa il pieno della tanica 25 litri, poi più o meno al 4% fa la miscela con l'olio buono, mi raccomando. E cosa molto importante che ha già imparato? Assolutamente ingrassare la catena prima di ogni partenza. E adesso non perdiamoci in chiacchiere, ti vai a fare un giretto, ti guardo e proverò a correggerti per quello che è possibile. E dato che sono qui, lo devo anche aiutare a spingerlo. Vai! E la cosa simpatica e curiosa è che lui non ha mai provato un kart da competizione, quindi è passato dalle gare che fa con i rental, che sono bellissime, però hanno molti meno cavalli, a un kart da quasi 50 cavalli. Ragazzi, 4 giri e sono sfinito. Ripeti quello che mi stavi dicendo fuori telecamere? Che devo riuscire a parzializzare un po' di più nelle curve e tenerlo sempre un po' in tiro, in seconda, almeno riesco a uscire veramente già in coppia, altrimenti inizia a strappare e non va bene. Infatti, l'hai capito subito, bisogna resettare un po' la guida, quella che hai avuto in questi anni qua nei rental, perché è completamente diverso. Probabilmente un'altra cosa. È proprio una cosa da dimenticarsi completamente. Qua dobbiamo sfruttare la frenata potentissima che ha questo kart qua e la tantissima potenza che è uscita dalle curve. Quindi dobbiamo sacrificare la percorrenza di tutti i tornanti. Quindi arrivi, freni tardissimo, lo fermi e poi metti giù il prima possibile. Di portare velocità in curva non ci interessa adesso nei tornanti. Infatti non è la categoria più amata dai kartisti tradizionali. Quindi sì, dicono i puristi, dicono puristi. Che è il monomarcia. A voi piace di più il KZ o il monomarcia? Poi Matteo, devi tirare questo motore, giri motore, non si rompe. No. No. Poi un'altra cosa che stavo spiegando a Matteo, siccome abbiamo i freni davanti, abbiamo un ripartitore dei freni, con questa manovella qui, per i meno esperti, si può spostare il bilanciamento dei freni. Si va avanti,
o si va indietro, dipende un po' il bilanciamento, come ti senti, come ti trovi. Io dico tanto tanto a lui, ma secondo me se ci salgo io faccio una fatica, perché è tanto tempo che non ci salgo. Infatti lo sto evitando, perché continuo a dire fatti un giro, ma secondo me è meglio di no. Adesso ti voglio bello cattivo nei tornanti, mi raccomando, scala giù le marce bello cattivo, ti fermi, freni tardissimo e quando vai sul gas tutti una volta, boom, boom, esci. Non so se l'ho notato solo io, ma appunto mi è sembrato che stia guidando ancora come un kart monomarcia. La frenata era più o meno ok, ma cerca di portare velocità in curva. Quindi fa fatica poi a mettere giù il gas, cerca di sfruttare tutto, la pista, ma non sfrutta quello che c'è a sfruttare, il motore. È rientrato, ragazzi, secondo me non ce la fa più, è veramente stancante. Teo, è l'una. Andiamo a mangiare, va? È ora di delle cose serie. Esatto, andiamo a mangiare. Adesso il turno di pomeriggio, dopo mangiato, si sente. Dopo aver digerito anche, perché. Lo devi sperare, perché sennò digerisci in pista. Esatto. Quindi adesso vengo in pista e ti faccio dei segni. Ok. Vai, 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 vai. Comunque solo chi ha provato realmente un kart da competizione e si ricorda la prima volta può capire cosa sta provando lui in questo momento. Si fa una fatica bestiale, non ce la fa più. Veramente dura. Alla quarta sessione veramente dura. C'è un problema, questo amico che lo chiamavo amico mi sta obbligando a fare un giro, però ho caldo, non sono più in forma e non guido un kart da un anno circa. Ma tanto sempre forte vai, Fede. Ma io secondo me adesso vi faccio vedere quanta fatica farò anch'io. Quasi un anno che non salgo su un kart, forse anche di più. Non voglio neanche pensare a quello che succederà al mio fisico tra molto poco. Però facciamo due giri molto con calma, perché di Matteo il kart lo usiamo come scusa. Ok, scaldiamo un po'. Non so se mi sentirete oppure no, perché farà un sacco di rumore. Quanto mi mancava, ragazzi, quanto mi mancava. Scaldiamo bene. Scaldiamolo ancora un po'. Tra un monomarcia e un marcia che ho perso anche la marcia. Ultimo. Ok ragazzi, ho fatto giusto due giri, in realtà non già stanco. Bello, bello, bello. Avevi ragione, è faticoso. Video terminato e devo ringraziare moltissimo Matteo per avermi fatto fare due giri e sono stanchissimo, e devo fare complimenti a Matteo perché è migliorato davvero tanto. Ha tirato giù 4 secondi, è la seconda volta che prendo un KZ, quindi diciamo che giravo attorno al 56-57, sono arrivato sul 52, 51 e 8. Esatto. E diciamo che è molto vicino a me, si parla di solo di qualche secondino da me. O comunque ci vuole allenamento, tanto allenamento fisico. Tanto allenamento, tanto allenamento. Quindi fateci sapere se vi è piaciuto oppure no, scriveteci qua sotto nei commenti che carta avete voi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram Federico_Leo88 e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Cioè, piuttosto di darci una mano, ti lasci il cast, si mette a registrare. Dai, ultima fatica. 1, 2. Oh.